si riposa alla scientologia. Il divino usa la scientologia. Il divino utilizza la scientologia. Ha usato con Giosuè. Lo utilizzò con Giosuè. Quando fece collare le mura di Gerico. Quando hizo caer las murallas de Jericho. Di Gerico non poteva collare. No podían caer, cayeron con la vibración de los pies de las voces de las trompetas. Hay una forma de ciencia divina. Como por ejemplo cuando dice que el árabe, como cuando dice por ejemplo, o los países del sur que son que el árabe. O los países del sur, que son muy calientes, la carne de porco y no pueden comer carne de cerdo, porque es un pecado. Si un árabe va, si sposta nel nord, porque si un árabe va haciendo, no, mangia la carne di puede comer carne de cerdo. Ma non ce la può mangiare perché la carne non è la questione del pecado, è la questione di higiene, di peligro. Perché in los paesi che il cerdo era tremendo. La mucca sacra o la mucca, il fatto della mucca era diverso. La vacca, il fatto della vacca è differente. Era sacra perché era più utile il latte. Era sagrata in India perché era más útil en esta zona del mundo la leche que la carne. Esatto. Quindi hanno mistificato. Mistificato tutto ciò che sono regole di igiene, che erano regole di igiene, di vita, di ambiente, di vita. Tutto hanno mistificato. Thank you.
está dividiendo lo que percibe. La lucha de un genio personal. Elementi altamente tossici e radiazioni anomale costringono a rendere alterate le frequenze neuroni. Il cervello provocando ciò che chiamiamo AVA, irritazione progressiva del dinamismo che governa il normale funzionamento psichico delle strutture neuroni. AVA è dunque una malattia scaturita dall'eccessivo inquinamento degli elementi naturali e degli alimenti notoriamente caricati per simbiosi per adulterazione la sostanza avvenuta. È inevitabile la progressiva debilitazione di tutto il sistema neurovegetativo e quindi dei processi negativi fisiologici e psicologici della natura fisica dell'uomo e della sua funzionalità. Si prega dopo dopo, si spiega così il motivo delle anomalie che in questo scoccio di secolo si sono appalesate con una continua recrudescenza, tale da esaltare la completa incompatibilità con una esistenza equilibrata. Ecco, questo era un periodo ed è l'81, fine 81, e qui noi avevamo...